Oggi ho due recensioni da fare e volevo fare qualche clip all'aperto, ma credo non sia possibile. Ma intanto oggi è la festa della mamma, quindi prima di fare qualunque altra cosa ci fermiamo a prendere una bella piantina. Quindi ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Cosa andremo a fare oggi? Beh, sarà una giornata bella produttiva, nonostante sia domenica. Oggi dobbiamo girare due recensioni e anche un TikTok, quindi c'è veramente un sacco di lavoro da fare. Sembra che stia per uscire anche un po' di sole, quindi magari riusciamo a fare anche qualche clip all'aperto. C'è veramente tanto lavoro. Cominciamo. Ok, praticamente ho sistemato tutti gli script dei tre video su Notion, non so se l'avete visto, ma oggi sì, registriamo per Realme, per Oppo e per Xiaomi. E vabbè, raga, è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Quindi una volta sistemati tutti gli script, adesso dobbiamo capire come andare a registrare in sequenza tutti i video. Forse partirei da quello per Xiaomi, quindi un TikTok molto più semplice. Ce lo togliamo e poi andiamo avanti con i due per YouTube, ovvero Realme ed Oppo. Dopodiché cominciamo a registrare tutte le varie clip. Per quale motivo ho messo gli script su Notion? Beh, perché almeno posso averli sincronizzati su tutti i prodotti. Ad esempio, se prendo qua il mio iPad, eccolo qua, posso prendere l'iPad e avere direttamente tutti gli script dei video direttamente da qua, che sicuramente è super super comodo, perché comunque quando vai a registrare un video fa sempre comodo avere un copione da seguire. Video 8 maggio, vediamo, ve lo faccio vedere, YouTube, video 8 maggio, e qua abbiamo tutti e tre i progetti. Eccoli qua, Realme, Oppo e Xiaomi, clicchiamo dentro uno di essi e poi abbiamo tutto lo script pronto per essere studiato e poi portato direttamente in video. Quindi è così che si fanno le recensioni, che poi vedete sul canale. Luci praticamente pronto, main light bianca davanti, backlight sull'arancione, in teoria lì sullo sfondo, e abbiamo poi la telecamera davanti. Adesso ci microfoniamo, ci leggiamo lo script sull'iPad e direi di registrare il TikTok per Xiaomi. Ok, TikTok andato, bisogna sistemarlo poi con delle clip in sovraimpressione, renderlo più carino, musica di sottofondo e bla bla bla. Però non perdiamo altro tempo, che ho altri due video da girare. Ok, ore 12:23, io ho registrato praticamente tutto, la fotocamera non metterà mai a fuoco, è praticamente morta, eccola là, 16% di autonomia residua, quindi ora non perdiamo altro tempo, passo tutti i file sul PC, tra poco faccio un pranzettino al volo e poi il pomeriggio andiamo a registrare tutte le clip di tutto quello che abbiamo registrato questa mattina. Comunque, seppure voi volete fare questo lavoro, e provateci, perché è veramente un lavoro pazzesco, il content creator, ricordatevi una cosa, la memoria non è mai troppa. 27 giga e mancano tutti i b-roll. Mamma mia, oggi sarà veramente una giornata infinita. E mentre passa tutti i file, il mio bel mecchino, ce ne andiamo su YouTube, perché lavorare è giusto, ma ogni tanto c'è bisogno anche di un po' di svago, e abbiamo, eccolo qua, l'ultimo video del signore Malloro, quindi ci sentiamo tra un po', eh? Malloro, genio vero, genio vero. Che devo dire? Bravo.
pranzetto fatto, adesso risetappiamo un po' tutto e comincio a registrare tutti i b-roll per i video. Vorrei andare anche fuori, dico la verità, a registrare qualcosina, ma il tempo è osceno, sicuramente non ce la farò. Questo è quello che vedo io mentre lavoro, ma attenzione perché questo è quello che vedete voi poi nei video. Niente male, eh? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Piccola pausa di riflessione, giretto all'esterno, giusto per rifucillare un po' le idee. Adesso torniamo dentro e si continua a registrare. Praticamente fino adesso ho fatto quasi, spero, tutte le clip per la prima recensione. Ora torniamo su e faccio tutte le clip per la seconda recensione e poi faccio le clip per il TikTok. Non c'entra assolutamente niente con il video, però ti è beccate visto paesaggio, va? Eh? Niente male vivere lontano dalla città. Adesso però è ora di tornare a lavorare. Ero talmente preso a registrare che mi sono scordato di dirvi per quali smartphone stiamo producendo contenuti, ovvero Oppo Reno 7, Realme 9 in versione 5G e il Redmi Note 11 Pro di Xiaomi. Non so nemmeno se vi interessa, però insomma questo è quello che stiamo facendo. Ragazzi, puntate anche voi nel diventare content creator perché c'è veramente un mare di possibilità là fuori che vi aspetta. Se vi serve aiuto contattatemi e ci organizziamo, ma veramente iniziate a pensarci. Se state per uscire da scuola, se siete appena usciti, il mondo del content creator è in continua espansione e non buttate via le opportunità, datemi retta. Later. Qui ovviamente tutto procede, eh? Ecco il trabiccolo che ci siamo inventati per questa ripresina per il nostro TikTok. Ore, 18:55. Stiamo andando bene, ma si può fare ancora meglio. Non credo riuscirò a montare oggi, anche perché alle 22, incredibile ma vero, con il buon Antonino registriamo Tech Caffè, quindi oggi sicuramente non si monta, ma comunque abbiamo registrato veramente un botto di roba. Sì, alla fine ho montato tutto il TikTok per Xiaomi e le recensioni no, non ce la faccio. Sono le 20:12 e come detto questo è tutto il TikTok editato e è molto molto figo, è uscito veramente bene secondo me, speriamo lo approvino perché è figo, è venuto bene. Fino ad oggi non vi ho ancora parlato del Redmi Note 11 Pro qua sul canale YouTube, è il telefono con il quale sto collaborando con Xiaomi. Beh, se vi interessa vi porto anche un video dedicato su di lui, fatemelo sapere nei commenti, ma adesso cena. Quindi facciamo il punto della situazione. Ore 00:20, abbiamo fatto un botto di roba, abbiamo finalmente anche registrato il podcast e Tech Caffè tornerà insieme ad Antonino e con un bel po' di novità, c'è il nuovo logo, abbiamo voglia di buttare roba su Tech Caffè, è un progetto che deve crescere, lo faremo crescere nel migliore dei modi. E alla fine sì, ho concluso il TikTok per Xiaomi, i video recensioni per Oppo e per Realme chiaramente non sono riuscito a montarli, sono distrutto,
Vado a dormire perché comincerà a breve una nuova settimana e in questa settimana appunto andrò a montare questi due video, poi usciranno e uscirà anche tutto questo vlog. Grazie per essere arrivati fin qua ragazzi, io vado a dormire che sono cotto, buonanotte.